Per me non c'è nessun polemico perché ognuno il calcio lo vede a modo suo, io rispetto, non condivido per quando si fa un'idea di una partita, però rispetto, come io rispetto gli altri, voglio essere rispettato anche io, ho delle idee diverse, la partita per me la valuto in un modo diverso da un giornalista, non perché il giornalista non sappia interpretare la partita, valutare. La vede come giornalismo, io la vedo come tecnico. Io so durante la settimana quando arriviamo a fare qualche situazione di gioco, ci arriviamo e ad Avellino c'erano tantissime situazioni di gioco che potevamo sfruttare negli ultimi 25-30 metri, che non abbiamo sfruttato. Pallagol per me non è solo quella che si deve evidenziare, un salvataggio sulla linea, una grande parata del portiere, è quando ci si arriva a cercare il terzo. O non andiamo, o andiamo con un tempo diverso, per me è una situazione di gioco importante. Secondo voi lei farebbe le scelte Convintissimo, farebbe le stesse scelte, convintissimo. anche lì Sì, fuori? ma la squadra ha perso anche con Dezio, ha perso con Ferreira, è una squadra che togliendo Castellani e Petterini hanno giocato tutti. Tutti hanno giocato, eh? Romeo si è aggregato, ma io poi c'è una cosa perché forse non è chiara, ma non è una polemica. Allora, noi abbiamo avuto, me lo sono scritto perché sennò poi ho 47 anni, ogni tanto inizio pure a perdere colpi, è normale. No, no, ma io perdo colpi, io conosco i miei limiti. Allora, è una cosa che è chiara, noi abbiamo avuto Barbuti 3 settimane fermi in ritiro, ha saltato tutta la preparazione. E se vedete noi, Barbuti al 60esimo non è Barbuti di quello che vedete nei primi 45 minuti. Burzicotti si è aggregato il 31-8. De Ledi 3 settimane fuori, per infortunio, era Matteo con noi, più 26 mesi in attività a Foggia. Per infortunio attendono lo tuo. 6 mesi, più 3 settimane di ritiro fuori. Di Bella si è aggregato il 21-8. Ferreira è venuto il 25-7, si è fatto male, cioè ha avuto problemi al ginocchio, è stato 3 settimane fuori, è saltata la preparazione. Lamadia si è aggregato con noi il 4 settembre. Meduri e Meucci sono aggregati a noi l'8 agosto. Noi abbiamo iniziato il 17 luglio. Molina, dai 6 mesi in attività, problemi alla caviglia, infortunio alla caviglia a Foggia, 6 mesi in attività, si è aggregato il 26-8 senza preparazione. Romeo non ha fatto proprio preparazione, si è aggregato il 19. Allora, ma questo non è un alibi, questa situazione. No, dico, è una situazione di fatto. Allora, noi abbiamo alcuni giocatori che devono trovare una condizione fisica ottimale. Noi dobbiamo fare un determinato tipo di gioco non per 50, 45, 60 minuti, per 95 minuti. Per qualcuno si evidenzia qualcosa a causa di queste situazioni. Poi, se tutti gli altri si sono aggregati a noi in ritardo, per un semplice motivo che ben sapete tutti voi, noi avevamo problemi di bilancio. Se uscivo qualche giocatore, entrava qualcuno. E allora, che cosa voglio dire? Una squadra tutta nuova, ha bisogno di trovare attraverso, perché se parti dal primo giorno in ritiro tutti, trovi già un'intesa diversa di quella attuale, una condizione di fisica su alcuni giocatori diversa di quella attuale. Noi non solo abbiamo questioni di bilancio, poi abbiamo dei giocatori in ruoli in attacco che hanno avuto questo problema qua. E allora bisogna avere pazienza, bisogna far ruotare un po' tutti, perché c'è chi ha tirato di più, chi molte volte soffre l'ambiente quando c'è pressione, la partita deve crescere sotto questi aspetti. Ecco, e poi io un'altra cosa, noi bisogna rispettare la gente, è bello andare a salutare i tifosi, perché è una cosa secondo me, gente che vive tutta la settimana con fede e passione, viene anche giusto che va rispettata, però quando si va là sotto non bisogna accontentarsi di aver fatto solo la buona prestazione, bisogna fare risultato. Ecco, non bisogna poi interpretare che mi accontento che i giornalisti fanno un bell'articolo, abbiamo giocato bene, o i tifosi applaudono sempre a compagnia, perché noi dobbiamo
capire qual è la parte dolce e anche la parte amara. Così completa, che siamo partiti dal sottoscritto. Ecco, noi dobbiamo essere, adesso iniziare col tempo, ridurre immagini di errori, perché anche Avellino le abbiamo commessi, però sappiamo pure di fronte le squadre che stiamo affrontando, senza così, sono tutte squadre affrontate che lottano per obiettivi ben dichiarati, e penso non abbiamo trovato finora una squadra che ci ha messo sotto, sia tatticamente e sia fisicamente. Poi, se noi abbiamo perso delle partite, è stata mancanza nostra, nel senso di non chiudere alcune partite, non passare in vantaggio su alcune partite, e di qualche errore, secondo me, che va attribuito in un processo di crescita. Sapendo che noi non è che abbiamo dichiarato che dobbiamo arrivare primi, dobbiamo andare ai playoff, noi dobbiamo lavorare giorno per giorno e migliorarci e poi vedere dove è in grado questa squadra di arrivare. Se io devo dire alla gente noi andiamo in B e compagnia, io non prendo in giro nessuno, perché in uno step, in un passaggio di tutte le società di calcio, non solo la nostra, il primo obiettivo è la salvezza, perché se non aggiungi quello non puoi andare oltre. E allora non dico questo, gli obiettivi sono tutti aperti, siamo noi attraverso il lavoro migliorarci di poterli raggiungere, sperando che uno può raggiungere sempre il meglio, però il primo passaggio è quello là. E un altro aspetto, la cosa che dobbiamo pure capire noi al di dentro, come staff, come calciatore e tutto, la tifoseria ha pazienza, però e quando tu non continui poi a non fare risultati può perdere anche la pazienza, no? Ecco, e noi oltre alla prestazione dobbiamo far punti. Ecco, non bisogna accontentarsi solo della prestazione. Questo è parlato di processo di crescita, secondo lei che punto è il processo di crescita? Ma allora io voglio una cosa, se voi vedete sotto l'aspetto difensivo la squadra delle prime settimane adesso è una squadra tutta diversa, e adesso abbiamo aggiustato una parte e ci siamo persi un pochettino negli ultimi 30 metri, ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è una squadra che ha bisogno di lavoro, e soprattutto quando non hai avuto dei giocatori causa infortuni e causa di bilancio, perché noi il presidente ha ben dichiarato ridurre i costi e tutto, ma se non uscivano dei giocatori, se uscita l'ultimo, quando si uscita l'ultimo poi li prendi, quando li prendi non hai, rispetto a chi te l'ha lavorato con te il primo giorno, un aspetto fisico, un aspetto tattico e un aspetto anche mentale, perché ogni tecnico ha delle idee di gioco, noi ma pensiamo in un modo diverso da un altro per un'altra cosa. Allora hai bisogno dell'adattamento, hai bisogno dell'aspetto fisico, dell'aspetto del contatto, e sono tante situazioni. In questo processo, voi infortuni e voi per bilancio, stiamo lasciando qualcosa. Ma a me non mi spavento, perché era preoccupante se la squadra commetteva gli stessi errori, se la squadra a livello difensivo aveva sempre le stesse difficoltà, però questo non è avvenuto. Si è parlato con il presidente della parte qua, se sì, sono stelle, no, no, ma io come carattere poi io penso che la stima che un tecnico debba avere è sempre verso la proprietà, no? Di stima e di rispetto. Io non sono il tipo che vado a chiamare tutti i giorni a compagnia, quando ci mettiamo con il presidente discutiamo e tutto. Poi io mi confronto col direttore, quando c'è il presidente ci confrontiamo. Io ho detto qualcosa mio prima che iniziasse il campionato, perché se tu parli dopo sembra che ti vuoi giustificare, io non mi devo giustificare, perché nel senso tutti, io dico sempre il bravo allenatore è quello che fa meno danni, è la realtà, perché quando è la responsabilità non puoi fare sempre, ma l'importante è che tu credi, lo fai con una base onesta, seria e di conoscenza. Poi dopo la partita è tutto, può sembrare facile, dice vabbè se giocava l'uno gioca l'altro, ma io devo dire anche come centrocampo, i tre centrocampisti hanno fatto secondo me una buona partita, tutte e tre, fatta partita di personalità senz'altro, perché molte volte, perché faccio esempio, non Vacca, poi gioco Vacca, ma perché non c'è Dezzi, è giusto, no? Ma
Io lo valuto giusto come tifosi, come giornalisti. Poi io vedo durante la settimana, ce l'ho tutti i giorni, poi vedi qualcuno che caratterialmente quando si partite la sente, ha qualcosa di meno, allora hai bisogno di qualcuno con un carattere diverso pure in questa partita qua. Poi abbiamo avuto pure qualche situazione con Ferreira che non sta al 100%, è un problema al ginocchio, quello che ha avuto il ritiro è... ecco. Poi noi siamo una squadra che bisogna, secondo me, valutare. Noi dobbiamo lavorare e girare uno in funzione dell'altro. Se viene meno uno o due giocatori, per noi si evidenzia di più. Gli altri, che cosa voglio dire? Non gira la squadra. In un momento di non qualità di una squadra, viene stop e tiri castaldo e ti mette la palla al set. E invece noi, quel gol che fa Castaldi 7 è nell'interpretazione di tutti i calciatori che stanno là dentro. È la realtà. Dobbiamo correre più degli altri. Dobbiamo avere agguerriti dentro la ricerca del risultato, della prestazione, perché la prestazione è la conseguenza poi del risultato, e essere cattivi e determinati di poterlo raggiungere. E non di accontentarsi solo della qualità di gioco. Si era parlato di Latina un pochissimo iniziale, quindi le prime 5, ma forse abbiamo sottovalutato un po' tutti i Latina, visto che senza penalizzazione sarebbe secondo. No, io il latino l'ho sottovalutato. No, parlo di noi quando si guarda il Ah, calendario. no, ah, ah, perché io conosco l'allenatore che l'ho avuto con me a Foggia, era il capitano, e conosco le conoscenze che ha, le qualità umane e professionali che ha, e poi conosco pure la squadra. La squadra con Cottafava, con De Giosa, Burrai, Segas e compagnia.